Ciao a tutti ragazzi, io sono Roberto, io sono Francesco e questo è Giallo Nero, il programma dell'SD Royale Eagles Palermo che si occupa di fare interviste e aggiornamenti sul mondo del football americano. Oggi parliamo di vari argomenti, come per esempio che cos'è il flag, come si gioca, parleremo del nostro campionato, vedremo gli highlights e commenteremo le partite. Eccoci io insieme. Oggi andiamo a trattare il nostro primo argomento, che cos'è il flag football. Il football americano si divide in due varianti, il flag football e il tackle football. La differenza sostanziale che c'è tra queste due discipline sportive sta che nel flag football c'è un'assenza totale di contatto fisico, quindi uno sport adatto sia a maschi che a femmine. Quindi, se avete un'età compresa fra i 5 e gli 80 anni e volete provare anche voi questo meraviglioso e divertente sport, non esitate a contattarci, saremo felici di darvi tutte le informazioni necessarie. Beh, Roberto, per ora parlaci di come si gioca a flag football. A flag football si gioca in 5 contro 5. Ogni squadra è composta da un attacco e una difesa. La squadra che attacca ha come compito quello di portare la palla dal lato opposto del campo in un'area chiamata end zone. Per fare ciò, la squadra ha a disposizione 4 tentativi, o per superare la linea di metà campo o per fare direttamente punto. Infatti, superando la linea di metà campo, la squadra riceverà altri 4 tentativi per tentare di fare touchdown. Mentre il compito della difesa è quello di seguire i giocatori d'attacco, impedendo loro di ricevere la palla o intercettandola al posto loro, e o se il giocatore riceve, quello di seguirlo e deflaggarlo in modo tale da fermare l'azione e far esaurire i tentativi alla squadra che attacca. Attualmente siamo impegnati nel campionato italiano di flag football di seconda divisione, organizzato dalla FIDAF, Federazione Italiana di American Football. La prima giornata si è tenuta a Catania il 15 luglio e ci ha visto vincitori di due partite su tre. La prima contro i Caritas Messina con un punteggio di 43-13, la seconda contro gli Sharks Palermo con un punteggio di 19-16 e la terza ha visto vincitori gli Elephants Catania con un punteggio di 34-22. Ma ora andiamo a vedere gli highlights. Infatti abbiamo perso contro gli Elephants per un punteggio di 32-16, abbiamo perso contro gli Sharks con un punteggio di 39-19 e mentre abbiamo vinto con i Cardinals con un punteggio di 40-12. Ora andiamo a vedere gli highlights. Quindi augurateci un grosso in bocca al lupo. Ma adesso conosciamo due dei nostri giocatori. Il football americano è uno sport che ho sempre voluto fare. 2 anni fa è iniziata la mia esperienza con la flag e quest'anno per la prima volta stiamo affrontando il campionato italiano di seconda divisione e puntiamo in alto, anche perché abbiamo lavorato duro per arrivare dove siamo arrivati e secondo me ci meritiamo anche la vittoria di questo campionato. Ho iniziato questa esperienza dall'inizio della stagione. Mi sono allenato a dovere per poter partecipare a questo campionato nazionale, per poter dare il meglio. I risultati si sono visti al ball di Palermo quando sono riuscito da difensore a intercettare un pallone e
a fare touchdown. È un'esperienza bellissima, la consiglio veramente a tutti. Per questa puntata di giornale è tutto. Appuntamento quindi alla prossima settimana. Non dimenticate di lasciare il mi piace sotto e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti ragazzi, io sono Roberto. Francesco. E benvenuti su Giallo Nero, il programma YouTube dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ravioli Golse Palermo, che si occuperà di fare interviste e approfondimenti sul mondo del football americano. Oggi parleremo. Boom, e parte la sigla. E qua possiamo staccare. Giallo Nero è un programma dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ravioli Golse Palermo. Prova a parlare così, prova a parlare così, vediamo come va, prova a parlare tu. Ragazzi, ma chi sono i Royali Eagles? E questo è Giallo Nero, il programma dell'SD Royali Golse Palermo che ci... Roberto! Roberto, non sei attivo, Roberto! Ragazzi, ma chi sono i Royali Golse Palermo?